Il crollo del ponte Morandi è stata una reazione a catena partita probabilmente da qui, dal cedimento di uno strallo. In questa inedita ricostruzione 3D andiamo indietro nel tempo per portarvi nel punto da cui tutto è partito un attimo prima del disastro. Ciao ragazzi, io sono Andrea Moccia e in questo video vi facciamo vedere, ma soprattutto capire, come e perché è crollato il ponte Morandi. E lo facciamo con un'animazione del tutto inedita prodotta dal Team Geopop. Per capire davvero i motivi del crollo, però, è fondamentale capire la struttura del ponte, cioè come era fatto e come erano distribuiti i pesi. Ferma, ragazzi, se guardate i nostri video e vi piacciono e non siete iscritti, fatelo, perché ci date una grossa mano. A voi non cambia nulla, ma a noi sì. Grazie mille e torniamo a noi. Il viadotto Polcevera era lungo 1102 metri ed era diviso in due parti principali. La prima formata da un impalcato, ovvero la struttura di sostegno del piano stradale di un ponte. Questa era lunga 484 metri ed era sorretta da 8 pile di cemento armato. La seconda era un ponte lungo 618 metri, dove il piano stradale era sostenuto da 3 piloni. Dall'alto dei piloni, come vedete, partivano dei tiranti inclinati ancorati al piano stradale. Questi tiranti si chiamano stralli ed è proprio per questo motivo che questa tipologia di ponte si chiama strallato. Quindi la struttura chiave del ponte è questa. Guardate, la dividiamo in quattro parti. Le parti esterne della strada, o per meglio dire dell'impalcato, erano sorrette dagli stralli. Ce n'erano due per ogni lato. Le parti interne dell'impalcato, invece, erano sorrette dalle gambe dei piloni e da dei sostegni in cemento armato a forma di H. Eccoli qua. Tutti i carichi delle parti esterne e delle parti interne venivano scaricati sul pilone centrale e quindi sulle fondazioni. Abbiamo detto che c'erano tre pile. Ogni pila era indipendente dal punto di vista dei carichi. Non a caso il crollo ha interessato solamente la pila 9. Le altre due sono rimaste in piedi. Domanda che ci siamo posti forse tutti, ma perché Morandi fece un ponte così? In realtà per una necessità pratica. Sotto al ponte c'era la città. C'erano le case, c'era un fiume, c'erano capannoni, c'era la ferrovia. Bisognava quindi scavalcare la valle con meno piloni possibili. E il motivo era pratico, logistico. Abbiamo capito come si teneva in piedi, ora la domanda è perché è crollato? Il pilone che crollò fu il numero 9. L'ipotesi ad oggi più accreditata, anche rafforzata dal video di sorveglianza di un'azienda lì vicino, è quella del cedimento strutturale di uno degli stralli della pila 9. Infatti nel video rilasciato dalla procura di Genova si nota perfettamente l'inizio del crollo. Guardate, le immagini sono veramente sconvolgenti. Ora ci siamo. Saliamo a bordo del nostro elicottero del tempo per tornare indietro nel tempo fino a pochi istanti prima del crollo. Avviciniamoci. Ok, così vediamo benissimo. Il crollo è partito da qui. L'umidità e il salmastro marino sono entrati nei pori del cemento, corrodendo i cavi. Quando un cavo si corrode, oltre a perdere le sue qualità meccaniche, aumenta anche il volume. Ed è proprio questo aumento di volume che ha provocato delle fratture nel cemento, indebolendo la struttura. La corrosione ha letteralmente consumato i cavi, fino a che... Trac! Si sono sfilati i cavi d'acciaio nel rivestimento di cemento e lo strallo si è spezzato. A quel punto la distribuzione dei pesi si è modificata improvvisamente. La parte più esterna dell'impalcato, praticamente della strada, è venuta giù violentemente, trascinando con sé l'intera pila. Plausibilmente è questa la dinamica dell'innesco. In altri termini, uno dei sostegni principali, lo strallo, è venuto meno a causa del deterioramento e il sistema è uscito dal suo equilibrio, crollando su se stesso. A questo punto qualcuno potrebbe chiedersi, ma come? Cede un elemento e crolla tutto? Esatto, è proprio questo il punto, perché la struttura non era ridondante. E che vuol dire ridondante? Una struttura è ridondante se alla rottura di un elemento magari ce ne sono altri che riescono a sostenerla. Se il piano A fallisce, c'è un piano B e un piano C. Ecco, il ponte Morandi non era ridondante. Non aveva un piano B, non aveva un piano C. Oggi invece i ponti moderni, anche quelli strallati, sono ridondanti. Infatti nella maggior parte dei casi non hanno un unico strallo, ma ne hanno diversi. Se cede uno, ce ne sono altri che sorreggono il peso.
Ok, per capire cosa è successo quel giorno e stabilire quindi le responsabilità, i periti per le indagini preliminari hanno analizzato delle porzioni di tutta la parte crollata. In particolare si sono concentrati sul reperto 132. Da questo gli investigatori hanno accertato che il 99% dei cavi all'interno degli stralli della pila 9 erano corrosi e hanno affermato che, cito, l'acciaio era in uno stato corrosivo di tipo generalizzato di lungo periodo, dovuto alla presenza di umidità e contemporanea presenza di elementi aggressivi come solfuri, derivati dello zolfo e cloruri. Ovviamente ci sono ancora delle indagini in corso e solo il tempo potrà stabilire con certezza le cause. Ma una cosa di cui gli investigatori sono abbastanza certi è che su quel ponte non si faceva manutenzione e che quindi doveva essere sospesa la circolazione. Persino l'ingegner Morandi, che nel 1979 era andato a vedere le condizioni del ponte, aveva osservato le crepe sugli stralli di cui parlavamo prima. In quell'occasione aveva detto che ponti di questo genere erano propensi al deterioramento proprio a causa dell'ambiente in cui si trovavano e ammise anche che al momento della costruzione non si avevano tutte le nozioni sulla durabilità dei materiali. Insomma, in un certo senso lui un campanello d'allarme lo aveva già lanciato. Come parziale soluzione, nel 1992, questo non tutti lo sanno, furono sostituiti gli stralli della pila 11, mentre quelli delle pile 9 e 10 non furono minimamente toccati, rimanendo così per altri 25 anni. In tempi più recenti, poi, anche altre ispezioni avevano annunciato un importante stato di corrosione nelle parti portanti del ponte, ma nulla è stato fatto, purtroppo. Su questo, ovviamente, noi ci asteniamo da fare considerazioni per due motivi. Uno, perché non è nostra competenza. Due, perché il processo è in corso. Bene, detto ciò, dopo il crollo, il resto del ponte è stato demolito, facendolo saltare letteralmente in aria, guardate. Ed è stato deciso di costruirne uno nuovo, chiamato Viadotto San Giorgio, a partire da un progetto regalato dal grandissimo architetto Renzo Piano alla città di Genova. Il nuovo ponte, costruito in tempi record, è profondamente diverso da quello vecchio. Ha molti piloni, ne ha 18. Perché oggi l'hanno costruito con tanti piloni? Prima abbiamo detto che ce ne volevano pochi. Perché le condizioni sono cambiate. Se Morandi aveva optato per il ponte strallato per poter superare le case e la ferrovia sottostanti, con il nuovo progetto invece questo problema è stato superato, perché le case e i capannoni sotto il vecchio tracciato sono stati abbattuti. Non ci stanno più, per cui abbiamo potuto mettere 18 pile. Purtroppo, e dico purtroppo, ci tengo a ricordare ancora una volta che le armi migliori che abbiamo per combattere queste tragedie sono la prevenzione e la manutenzione delle opere della nostra cara Italia. È una cosa abbastanza ovvia e scontata, banale quella che sto dicendo, però ci dovrebbe far riflettere il fatto che, nonostante sia banale, questa lezione non riusciamo a impararla. Carissimi, io insieme al Team Geopop ci teniamo particolarmente a ricordare le 43 vittime, i loro familiari, i numerosi feriti, gli oltre 500 sfollati che in soli 10 secondi hanno perso praticamente tutto quello che avevano. Un grande saluto lo vogliamo fare anche ai vigili del fuoco e a tutte le forze armate che hanno partecipato ai soccorsi. Un abbraccio fortissimo da parte nostra. Vi ringrazio tanto per l'attenzione, noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ciao!